Covid addio, o almeno così sembra anche alla casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan di Merlara, che tanto ha pagato il numero di vittime per la pandemia. Da oggi infatti porte aperte ai tanti familiari che hanno potuto così riabbracciare i propri cari, ospiti della struttura. Ben 34 le vittime da Covid in quei 4 mesi di porte serrate, forse troppo lunghi per chi rimane fuori in attesa di notizie. Sono stati 4 mesi molto e molto difficili per tutti, per gli ospiti, per la dirigenza, per gli operatori e anche per gli amministratori. Tuttavia adesso questa apertura era indispensabile proprio per diversi motivi, no? Perché innanzitutto per la vita economica, nel senso che e la situazione così come era oggi, con gli ospiti quasi dimezzati, dal punto di vista economico era insostenibile. Insostenibile per almeno 2 motivi, quello economico e quello affettivo. Le rette anche del nostro pensionato sono piuttosto contenute e, mancando metà degli ospiti, con il loro contributo riuscivano a far vivere in maniera dignitosa questa struttura. Ecco, in questo senso qui. Poi c'è un altro punto di vista molto importante, che ci sono, continuano ad esserci richieste da parte del territorio. La gente, che ringrazio moltissimo, ha ancora fiducia in questa struttura e chiede di poter entrare. In questi 4 mesi non tutti sono morti di Covid, ma molti si lasciavano andare, molti ospiti si lasciavano andare perché mancava questa ditta che loro vivevano all'interno della struttura.